Ma chi l'ha detto che la religione, ad esempio cristiana e cattolica, sia la parola di Dio? L'ha detto Dio? E qual è la prova? Che è scritto sul libro, sul testo sacro? Se ci si limita a questo, questa affermazione non è una prova. Perché fino a prova contraria, a scrivere che la Bibbia è ispirata da Dio, l'ha scritta un uomo questa affermazione, l'ha scritta un gruppo di uomini e questo testo è stato tramandato da altri uomini. Quindi fino a prova contraria noi sappiamo solo che a scrivere questo testo e l'affermazione che la Bibbia è parola di Dio l'ha scritta un uomo. Ora, quali altre prove ci possono essere a favore di questa affermazione? Prima di trattare queste altre possibili prove, voglio far capire che siccome non è stato Dio in persona a dire a ciascuno di noi che la Bibbia sia la parola di Dio, noi non possiamo crederlo solo perché c'è scritto lì. Quindi occorre trovare qualche altra motivazione. Quali possono essere le altre motivazioni? La Bibbia è un libro bello, che parla di amore, che parla di giustizia, bontà, bene. Beh, questo è discutibile perché parla anche di cose atroci, di scelte ingiuste da parte di Dio, cioè scelte crudeli che vanno a punire anche gli innocenti, tra l'altro. Ma lasciando perdere anche questo argomento, rimane il fatto che il Dio di cui si parla in generale ha delle contraddizioni interne. Perché la sua presunta bontà, amorevolezza, saggezza, onnipotenza e onniscienza sono in contrasto con i suoi atteggiamenti, spesso proprio in totale antitesi con queste caratteristiche. E questo è il problema. E allora, quale altra cosa ci rimane per credere che la Bibbia sia la parola di Dio? Se non c'è una prova evidente e il testo appare contraddittorio, perché la figura del Dio biblico appare incomprensibile sul piano logico, ingiustificabile sul piano logico. È pur vero che il nostro intelletto potrebbe essere inadeguato a capire Dio e a giudicarlo, e che quindi Dio, pur apparentemente crudele e cattivo al nostro intelletto e ingiusto, non lo sia davvero, e sia comunque un Dio amorevole, giusto, onnipotente, saggio e onnisciente, nonostante sembri il contrario leggendo la Bibbia. Tuttavia, scartando un attimo o mettendo comunque tra parentesi questa possibilità che non escludo, ma che reputo remota e che non reputo sufficiente per credere che la Bibbia sia la parola di Dio, rimane un'altra cosa, cioè che nella Bibbia ci sono molte profezie. E allora, qual è il problema? Cioè le profezie che dimostrano? Dimostrano che qualcuno è stato ispirato da qualcosa ad affermare delle profezie, degli avvenimenti che poi si sono verificati, de delle descrizioni di eventi che poi sono capitati. E allora, ammesso che le profezie siano genuine e che non siano state costruite a posteriori dopo che gli eventi sono già capitati, attenzione. Quindi, ammesso questo, qual è il problema? Anche se fossero state davvero ispirate quelle profezie, quindi i profeti abbiano davvero ricevuto delle intuizioni mistiche provenienti dal futuro, ma qual è il problema? Perché questo dovrebbe dimostrare che la Bibbia è parola di Dio? Al massimo, se si conferma che le profezie sono state genuine, tutto ciò che si dimostra è che le profezie sono state genuine, che i profeti hanno avuto accesso a un'informazione al di là dello spazio e del tempo della loro vita. E quindi questo al massimo dimostra che esiste una diversa dimensione della realtà al di là dello spazio e del tempo. Questo è il massimo che viene dimostrato in modo evidente. Ma non che il Dio di cui si parla sia buono, perché fino a prova contraria, ad ispirare quelle profezie potrebbe essere stato anche un diavolo o un alieno, un'entità di qualunque altro tipo. Non è detto che solo perché questa entità si sia spacciata per Dio, allora lo sia davvero. Attenzione, bisogna anche verificarlo, bisogna anche mettere alla prova con il proprio cuore, la propria mente, questa figura.
e vedere se davvero corrisponde a Dio. Questo è quello che bisogna fare. E poi ci sarebbe la meditazione da applicare per conoscere se stessi e scoprire che noi siamo Dio, ma non nel senso che si può facilmente credere, secondo cui l'uomo è Dio. No, l'uomo non è Dio. Noi siamo la vita impersonale che è comune a ogni forma vivente, quindi ogni forma vivente come reale identità a Dio, che siamo noi stessi.